Oba! Oba! Oh, prendi! No, no, no! Ragazzi, chi ha bussato? Stiamo aspettando qualcuno? Ah, probabilmente il postino! Apriamo la porta e scopriamolo! Andiamo, ragazzi, andiamo! Oh, apri, 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 forza! Carne fresca! Nella cassa e spero che lo zombie qui non mi trovi. Ok, perfetto, mi metto dentro. Penso che questo scrigno mi salverà dallo zombie, ma non riesco a capire perché uno zombie è venuto da noi. Non lo so, non lo capisco, ma va bene. Ora non mi troverà più. Amici, spero che lo zombie non mi trovi qui, perché sono troppo giovane per morire. E voi, amici, iscrivetevi, mettete mi piace e pregate per me che non muoia. Ragazzi, 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 dove posso nascondermi? Ho molta paura degli zombie, scenderò in questa valigia. Dobbiamo aprirla in fretta. Dobbiamo aprirla, sì, dai, su. E mi nascondo qui. Ci vediamo, ragazzi. Mi nascondo, la chiudo. Dove siete? Ho fame. Carne fresca. Cibo. Cibo. Per fortuna non ci ha visti. Sì, ma cosa gli è successo, amici? Voglio dire, era un poliziotto normale, veniva sempre tranquillo. Cosa gli è successo, Stas? Dimmi, per favore. Probabilmente quando è venuto qui una volta lo abbiamo chiamato, uno zombie è passato da qui e lo ha morso. Si è trasformato in uno zombie e vuole mangiarci perché ha fame, capite? Cosa facciamo adesso, Stas? Prendiamo le nostre mazze e ci prepariamo. E appena si presenta lo attacchiamo, forza. Non preoccuparti, siamo gelati. Gelarmi, forza. Carne brutta qui. No, è brutta. Amici, pensavo che mi avrebbe mangiato! Sono molto fortunato! Vado a cambiare posto! No! Ha mangiato il mio burger! Non ci credo! Comunque, amici, vado a cercare Stas e Rafario! Cosa mi è successo? Ma sono uno zombie! Ho fame! Cibo! Amici, pensavo che mi avrebbe trovata adesso, ma sono stata fortunata grazie a Dio! Ok, vado di sotto! Rafario, lo zombie sta scendendo! Lo senti? Sì, sì, lo sento! Ragazzi, sono io! Grazie a Dio, Odisseo! Sei tu, Odisseo! Ragazzi, ma siete normali? Per poco non mi ammazzavate! Pensavamo che fossi uno zombie e volevamo picchiarti, capito? Sei sicuro di non essere uno zombie, eh? No, ragazzi, lo zombie è di sopra! Mi ha quasi mangiato! Ok, ragazzi, andiamo a prendere un gelato, eh? Cosa? Sei pazzo? C'è uno zombie che gira per la casa e tu mi parli di gelato? Sei un idiota! A me piace il gelato! A te piace il gelato? Sì, Raff,
fare, Omoro, non puoi mangiare il gelato, c'è lo zombie. Oh, uno zombie, me l'ero dimenticato. Sì, uno zombie, ma credo, amici, che picchiarlo non sia la soluzione. Allora, cosa facciamo adesso? C'è uno zombie lassù, cosa facciamo? Ditemelo. Ragazzi, siamo stati tutti uno zombie almeno una volta. Io ero uno zombie, tu eri uno zombie, Odisseo era uno zombie, anche Dimone era uno zombie. E non è successo nulla a nessuno. Sì, e da zombie siamo tornati umani, quindi deve esserci una via. Sì, Odisseo, hai ragione, sei molto intelligente, proprio come Raffario. Bravo, Odisseo. Dove sono? Amici, è entrato, devo uscire di qui in silenzio in qualche modo. Credere che non mi abbia visto nella valigia. Ora devo nascondermi da qualche altra parte. Vado nella pace. Amici, ecco come porto fortuna. Vedete, mi piace. Va bene, chiudiamo. Non ci crederete, lo zombie voleva mordermi, ma io l'ho spinto e sono scappato da lui. Bravo Alex, sei molto coraggioso. Bravo Alex, sei come Raffario, sei un vero uomo. Bravo ragazzo mio, un uomo. Ragazzi, non dimenticate che lo zombie è ancora qui. Dobbiamo escogitare un qualche piano. Va bene, ok amici, io ho un piano. Oh, qual è il tuo piano, Stas? C'è un antidoto per gli zombie nella stanza di Dimon. Dovremmo prenderlo, spruzzarlo sullo zombie e allora lui tornerà umano normale. Bravo Stas, figlio mio, sei molto intelligente. Come? Raffario. Non preoccupatevi ragazzi, Raffario è con voi. Non abbiate paura di nulla. Oh, è lo zombie! Correte, io cercherò di distrarlo. Zombie, vieni qui, guarda, c'è della carne gustosa, prendimi. Dai, prendimi, non avere paura, vieni. Oh, ragazzi, uno zombie sta inseguendo Odisseo. Su, dai, vai, cerca di prendere il punto di vista. Antidoto, dov'è? Dai, prendimi, prova. Perché sei così lento? Non mi prenderai! Amici, spero che Stas trovi l'antidoto! Amici, ci deve essere da qualche parte qui l'antidoto! O negli armadi, lì, se ricordo bene! Apro qui, amici, qui ci sono... Qui ci sono delle scarpe! Forse in un altro armadio! Devo trovarlo, perché se non lo trovo, siamo fregati, amici! Lo zombie ci mangerà, ci farà un kebab con la nostra carne! Deve essere qui! Oh, amici! L'ho trovato! Finalmente! Questo dovrebbe salvarci tutti! Andiamo a provarlo, forza! Ragazzi, ho trovato l'antidoto! Bravo, Stas! Questa è la nostra opportunità per trasformarlo! Bene, amici, preparatevi! Appena entra, lo prendete, io inizio a spruzzare e così diventerà un umano! Forza, Raffario, puoi farcela! Posso farcela! Forza, ragazzi, prendetelo! Penso solo che avremmo dovuto spruzzare di più. Amici, ora aspettiamo un'ora e probabilmente tornerà ad essere una persona normale. One hour later. Si è svegliato!
Cos'è successo? Dove sono? Va bene, signor poliziotto, si sente bene? Ho sognato di essere stato morto da uno zombie. Dov'è lo zombie? Dov'è? Non era un sogno, era la verità. Devi tornare al tuo distretto e poi guarda il nostro video e così capirai tutto. Puoi andare via da qui. Sì. Amici, ci sono degli zombie nella nostra città. Dobbiamo fare qualcosa. Oggi è Halloween e ho inventato gli scherzi più assurdi per Dimon. Andiamo! Ragazzi, come potete vedere, Dimon sta dormendo. Ho un palloncino, ragazzi. E ora metto la maschera sul palloncino. Guardate cosa sto per fare. Shh, ragazzi, guardate qua. Ho un'altra sorpresa per voi. Guardate questo. Ora dipingerò la maniglia della porta. Fantastico, stupendo. Spero che funzioni. Oh, la sua sveglia, ragazzi. Dimon sta per svegliarsi. Cosa è successo? Oh, cos'è? Che cos'è? Stas! ancora un po', andiamo! Oh, Dimon, come stai? In che senso come stai? Stai scherzando? Non preoccuparti, Dimon. Andai a lavarti la faccia o posso andare io in bagno? Vado a lavarmi. Vai a lavarti, vai. Vuole la guerra e guerra avrai, Stas. Guardate che cosa farò. Stendo l'asciugamano di Stas e prendo la vernice rossa. Ora prendiamo la vernice e la mettiamo sulle mani. Ok. Ragazzi, guardate, sembra davvero divertente. Sembra proprio sangue. Bene, ragazzi, ora lo mettiamo a posto, ma sull'altro lato, così non si vede nulla. E adesso Stas può andare a fare la doccia. Stas, vai, il bagno è libero. Oh, finalmente, vado a farmi una doccia. Vai. Che bello. Cosa ha fatto? Dimon! Guardate che scherzo facile e bello farò. Metto della vernice sul rubinetto. Ottimo, pulisco ovunque, così Dimon non capirà niente. Bene, ottimo, andiamo! Dimon, io ti detesto. Anch'io ti odio. Stas! Cosa, Dimon? Ti sei già lavato, vero? Ho mangiato, quindi voglio andare a lavarmi i denti, ok? Sì, Dimon, è libero. Ok. Allora, ragazzi, mi lavo i miei bellissimi denti. Ora, ragazzi, devo inumidire con acqua così lo spazzolino diventerà più morbido. Che schifo, cos'è? Oh! Credo che Stas mi abbia fatto un altro scherzo! Adesso se ne pentirà, Stas! Molto intelligente, Stas! Bravo, sei molto intelligente! Lo so, Dimon, io ho 20 di IQ! Ma va! Guardate, ragazzi! Stas, davvero sei serio? Ti ho fregato di nuovo, Dimon. Vuoi vedere un film horror con me? Ok, Stas, sto arrivando. Aspetta, ti porterò qualcosa di buono. Ragazzi, qui ho due cupcake, ma ho anche il dentifricio, ragazzi. E gli zuccherini. Guardate che regalo che farò a Stas. Mettiamo del dentifricio sul cupcake per farlo sembrare una piccola torta. Ora lo decoriamo con gli zuccherini, così sarà ancora più bello. Ottimo, ragazzi, i nostri cupcake sono pronti!
Stas, i cupcake sono pronti. Oh, Dimol, grazie mille, sembrano deliziosi. Dai, accendi il film, smettila di giocare. Aspetta, Dimol, li provo prima io. Prendi questo, idiota! Non si scherza con Demon Danger! Ragazzi, ho qui il popcorn! Aggiungo il tabasco e popcorn di Demon! Lo verserò ovunque! Ragazzi, guardate, lo aggiungo dappertutto, dappertutto! Ecco fatto! Ragazzi, iscrivetevi così potrete partecipare al concorso! 5 PlayStation che metteremo in palio per voi! Iscrivetevi tutti! Adesso porto questo! Ecco Demon, tieni, è tuo! Grazie! Cos'è quello? Oh! Brucia! Oh! Brucia! Oh! Oh! È uno scherzo, fratello! Che razza di scherzo è questo? Sei il peggior fratello del mondo! Sì, Dimon, ti voglio bene anch'io, fratello! Oh, la porta! Qualcuno deve essere per fare uno scherzo o per mangiare qualcosa! Sì, Stas, ma ti ricordi cos'è successo l'anno scorso? Sì, mi ricordo molto bene! Cosa posso offrirvi? Com'è possibile? E che cosa farai ora, Stas? Adesso, Demon, ho preparato un regalo! Dimmi, perché hai preparato dei lecca-lecca così belli per il rapinatore? Perché? Demon, questi sono dei lecca-lecca speciali! Per fare delle lecca-lecca speciali, prendiamo i cavoletti di Bruxelles, li mettiamo sui bastoncini e poi nella Nutella! Ora ci aggiungiamo sopra degli zuccherini e il tutto è pronto! Bravo Stas, sei molto intelligente! Sì, Demon! Oh, il campanello ha suonato di nuovo! Sì, vai! Vado! Buonasera, quest'anno è speciale! Buon appetito, amico! Sono sicuro che in questo momento sta godendo il lecca lecca. Ok, Stas, oggi è stata una bella giornata. Ora devo andare a prepararmi per andare a letto, però, ok? A presto, Demon. Buonanotte, fratello. Ci vediamo dopo. Ok. Non c'è niente. Vediamo. Oh, non c'è niente, ok. Allora posso fare la doccia. Penso sia tutto ok. Penso che anche qui sia tutto ok. Ah, oh, che cos'è questo? Ah, oh, che cos'è? No, no! Prendiamo questo, lo svitiamo e lo riempiamo di vernice rossa. Ecco fatto. Pronto? Stas, papà! Dai su, leggiamo. Dobbiamo accendere le luci. Ragazzi, ho dello scotch biadesivo e un ragno come questo. E ora farò uno scherzo assurdo a Stas per spaventarlo. Apriamo la lampada, mettiamo lo scotch, incolliamo il ragno sopra, ottimo, e chiudiamo la lampada. Non appena accenderà la luce, apparirà un ragno! C'è un ragno enorme! Ah, Stas, pensi che sia un ragno vero? Cosa? Oh. Imbroglione! Dai, calmati! Dai, vado, vai! Va bene, Demon, va bene! Oh, oh Stas! Oh, tac, 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 ok, oh. Oh, Profaro, lancia più in alto! Ma come in alto? Sei basso, amico! Forza, prendi! Oh, merda, Profaro, stai scherzando? Era troppo
in alto. Sei basso, scendi e porta la palla e andiamo avanti, dai. Ok, va bene, ma non è giusto. Non è giusto, è giusto tutto quello che fa Raffario. Ragazzi, quel Raffario è un truffatore. Non sa nemmeno come si gioca a pallone. Ragazzi, dove può essere la palla? Beh, dov'è? Oh, eccola! Finalmente, amici, pensavo di averla persa. Oh, chi è quell'uomo? Forse ha bisogno di aiuto? Vado a dare un'occhiata. Mi scusi, forse ha bisogno di aiuto? Perché non mi risponde? Mi dispiace, sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Ha bisogno di andare all'ospedale? Me lo dica! Zombie? Dai, i zombie non esistono. Probabilmente è un cane. Sono stato morso un centinaio di volte quando ero bambino. Non è niente di che, Odisseo. Non ero un cane, ero uno zombie, l'ho visto con i miei occhi. Non dire sciocchezze, andiamo a giocare alla PlayStation. Forza, andiamo. Oh cavolo, ragazzi, perché Raffaele non mi crede? Ho visto davvero uno zombie al piano di sotto. Comunque va bene, spero che va tutto bene. Dai, che ti faccio a pezzi, Odisseo. Arrivo. Vieni, siediti, Odisseo, facciamo una partita alla PlayStation, tieni! Sì. Odisseo, stai bene? Sì, sto bene. Beh, mi è sembrato allora. Sì. Come va, ragazzi? Tutto bene? Sì, bene. Sì, Timo, non preoccuparti, mai e poi mai. Odisseo, sembra un po' strano, vediamo. Odisseo! Che ti succede? Niente, sono stato solo morso da un zombie. Quale zombie? Non è vero, è una specie di cane, niente di che, non è niente, dai. È uno zombie? No, non è assolutamente un cane, penso che sia uno zombie. Fammi dare un'occhiata più da vicino. Odisseo, guarda, vedi il mio dito? Lo vedi? Diamo un'occhiata, così. Oh, Odisseo, ho delle brutte notizie per te. Hai tutti i sintomi di uno zombie. Credo che ti stia lentamente trasformando in uno zombie. Davvero, Zimon, te l'avevo detto. Ma smettila, dai, il ragazzo è solo stanco. Ha giocato a calcio, è ovvio che è stanco, non capisci? È stanco, anch'io sono così quando sono stanco. Non vedi il Raffario? Guarda, le sue vene, si vedono tutte. No, Dimone, è solo molto stanco. Stasera vai a letto presto per dormire bene e andare a scuola. Basta così, hai capito? Ascoltami, hai capito? Capito? Ascoltami! Raffario, te lo dico io! È messo male! Dobbiamo fare qualcosa! Vai via! Finiamo subito l'ultima partita! Forza, premi play! Forza, gioca! Ma sei scemo? Gol! Perché stai giocando così lentamente? Sei solo un noob a dire la verità! Noobas! Raffario, non farmi nervosire! Non mi sento bene! Bene, se lo aggiungiamo qui... Ottimo, avremo la miscela giusta per lo scopo. Fammi usare. Che puzza! Ma ho preparato la miscela giusta! Bravo, sono molto intelligente. Va bene, va, togliamo il coperchio, così. E versiamo il liquido all'interno. Così. Spero che funzioni. Così, fantastico. Vediamo ora, ottimo. Chiudo, proviamo adesso così. Oh, puzzo come uno zombie. E questo, ragazzi, è davvero ottimo, perché voglio avere l'odore di uno zombie, in modo che lo zombie mi riconosca e pensi che io sia uno di loro. E ci sono riuscito. Ehi, perdente, ho vinto 6-0. Non mi sento affatto bene. Ho fame. Mangerai quando perderai di nuovo, perdente. Raffaria, hai un aspetto delizioso. Ma che sciocchezze dici? Gioca meglio. Aiuto! Grande, ottimo, sono molto intelligente. Cosa sento? Raffaria che urla. Vado ad aiutarlo. Raffaria! Aiuto, aiutami! Ha funzionato, ha funzionato!
Dimon, cosa hai spruzzato? C'è una grande puzza! Sì, Rafari, è una miscela che contiene l'odore di zombie. Ecco perché gli zombie non ti attaccano, perché puzzi proprio come uno di loro. Vedi, Rafario, vedi, Odissea è diventato davvero uno zombie. Lo spruzzò anche su di me. Pensavo fosse stato morso da un cane. Se è normale, Rafario, quale cane lo ha morso? Guardalo, è davvero uno zombie. Cosa facciamo adesso, Dimon? Mi dispiace per Odisseo, eh? Non preoccuparti, Rafario, non preoccupatevi nemmeno voi. C'è sempre un modo per trasformare uno zombie in un umano. Io so cosa possiamo fare. Tagliargli la testa. Sei pazzo, Rafario! Così non ci sarà né uno zombie né un umano. Ah, non ci avevo pensato. Per trasformare uno zombie in un essere umano deve avere dei sentimenti umani. Capisci cosa intendo? Non capisco, ma va bene così. Facciamo qualcosa, per favore. Almeno aiutiamo Odisseo. Ho un'idea. Zombie, hai fame? Oh, sì, ha fame, Dimon. Diamogli qualcosa da mangiare. Ok, amici, ho del cibo umano qui. Un hamburger. Qui ho il cibo per gli zombie. Degli occhi. Allora, Rafario, prendi quello per gli zombie. Prendilo, prendilo. Il zombie deve mangiare cibo umano per diventare umano. Hai capito? Capito? Sì, ho capito. Adesso vediamo. Sì, 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 hamburger. No, 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 no. Non puoi, non puoi. No. Oh. Dimon, è andata male. Ha mangiato l'occhio. Sì, Rafario, dobbiamo far sì che lo zombie mangi cibo umano in qualche modo. Oh. Ho un'idea! Che idea hai, Dimon? Mettiamo un occhio dentro l'hamburger. In questo modo dovrà mangiare l'hamburger. Molto intelligente, bravo Dimon. Allora, guarda cosa sto per fare. Guarda l'occhio, guarda, guarda, guarda. Dammi l'hamburger. Guarda, guarda, chiudi, 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 guarda. Chiudi. Sì, sta mangiando, sta mangiando. Mangia, mangia, mangia tutto. Mangia, sì, ragazzi. Bravo, bravo il mio ragazzo. Vedi, ha mangiato l'hamburger, dobbiamo continuare con i nostri esperimenti. Bravo Dimon, e anche io ho un'ottima idea. Dimmi qual è la tua idea, Rafario. Faremo degli esercizi perché tutte le persone fanno esercizi. Mangiamo e andiamo. Sì, 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 andiamo, appena finisce di mangiare. 5 minutes later. Allora amici, per far tornare uno zombie in un umano dobbiamo fare gli esercizi con lui come fanno le persone, non come gli zombie, giusto Rafario? Sì, certo, cominciamo ragazzi. Ok zombie, guarda e fai così, guarda, così, così. Oh, hoppa. Insieme, 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 forza, insieme. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Oh, sì, 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 andiamo, sì, lascialo, lascialo. No, non funziona. Facciamo delle flessioni, amico. Sì, Rafario, giusto, era difficile per lui. Facciamo le flessioni, dai. Forza, zombie. Dai, 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 dai. Su, a terra, così, guarda, così, guarda. Uno. Su, dai, 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 cosa stai facendo, zombie? Cosa fai? Ehi, 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 flessioni, flessioni. Amici, non ha funzionato di nuovo. Dimon, cosa facciamo adesso? Rafario, ho un'idea. Facciamo un esercizio più adatto allo zombie. Solleviamolo, forza, forza. Dai, 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 così. Alzati, alzati, Odisseo. Guarda, zombie, guardami. Fai così. E poi così. Vedi? Forza, zombie, Odisseo, puoi farcela, forza, insieme. Uno, due, e tre. Ora l'altra gamba. Forza, così. E piegati, dai, non cadere. Così va bene, così va bene. Un'altra gamba. Forza, 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 forza. Bravo ragazzo mio. Bravo, bravo. Stai già andando bene. Ora che gli abbiamo insegnato a camminare va un po' meglio, sì? Sì, bravo Dimon. Siamo così bravi. Sì, siamo bravissimi. Ma anche voi amici che state guardando questo video potete essere bravi. Se vi iscrivete, così aiuterete Odisseo a tornare un essere umano. Sì, amici, per favore aiutateci. Basta cliccare sul pulsante iscriversi. Forza zombie, andiamo a casa. Continuiamo ad allenarci, forza. Saremo una famiglia molto grande e amichevole. Andiamo, cammina forza, meglio. Aiutaci. E ora amici faremo degli esercizi di memoria. Faremo in modo che lo zombie di Seo ricordi alcune cose e distingua i colori. Così il suo cervello diventerà più intelligente e tornerà umano, amici. Iniziamo, Odisseo. Guarda, qui abbiamo tre colori e tre cubi diversi, ok? Ogni cubo va messo sul colore giusto. Tieni. Blu va su. Ora prendi blu. Quello verde, così. Odisseo, e mettilo su quello verde. Così, bravo. Verde, bene, su bene, verde. Bene, 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 bene. No, no, errore. No. Iniziamo sul da capo. Verde. Di sul nuovo. Verde. Va bene ragazzo mio. Amici, dobbiamo essere pazienti. Proviamo di nuovo. È rosso, dobbiamo metterlo sul rosso. Ecco, mettilo sul cubo rosso. Rosso, rosso, rosso. Bravo, bravo. Bravo, bravo, oh! Ragazzo mio, bravo. E questo sul verde. Sul verde,
verde, ok? Sì, sì, vai, 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 vai. Verde. Sì, sì, bravo, sì. Bravo, ragazzo mio, bravo. Vedete, sì. La nostra terapia funziona. Ora, Raffaele, dobbiamo fare degli esercizi di reazione. Sì, ho avuto una buona idea, amici. Andiamo fuori. Forza, andiamo, zombie, andiamo. Forza, 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 andiamo. Ecco l'esercizio, ragazzi. Gli lancio la palla e lui deve prenderla. Zombie, cominciamo. Forza, 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 zombie di sé, puoi farcela, dai, credo in te. No. No, che stai facendo? La palla è volata via. Scusa. Oh, Raffario, lo zombie parla, lo zombie diventa umano, continuiamo. Grande, grande, Odisseo, continuiamo, andiamo avanti. Allora, oh, cavolo, amico, un attimo, mi è venuta un'idea. Raffario, guarda, gli tengo le mani. Sì, sto lanciando. Oh, ci sono, l'ho presa. Ora prova a prenderla tu. Ben fatto, ragazzo mio, bene. Forza da capo, dai, da capo. Bravo, proverò a calciarla, amici. Oh, Raffario, ma sei impazzito? Perché stai calciando col piede, amico? Ok, è evidente che è ancora debole. Andiamo a casa. A few moments later. Forza, zombie di Seo, mancano ancora due cifre. Mettile in posizione. 8, forza, 8. Bravo, bravo, bravo. E il 9, il 9, forza, forza. Così, mettilo, bravo, sì. Bravo, di Seo, bravo. Simone Raffaele, grazie mille, ma è stato molto difficile. Fa niente, Odisseo, l'importante è che tu stia bene. Ma affinché tu ti senta ancora meglio, devi dormire un po'. Vai a dormire e domattina ti sentirai già meglio. Come vedete, amici, abbiamo salvato Odisseo. Non sappiamo come sia diventato lo zombie, ma ha perso la memoria e non è riuscito a spiegarcelo. Quindi ci serve il vostro aiuto, scrivetecelo nei commenti. Sì, scriveteci, amici, e se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Iscrivetevi. Sì. Bravo, ciao, bravo, ciao, ci vediamo nel prossimo ciao.